Ciò che rimpiangono le persone, di solito, non sono le scelte che hanno fatto, ma piuttosto quelle che non hanno fatto. Personalmente, ho vissuto il peggiore degli incubi che chiunque possa mai immaginare. 9.497 volte, per l'esattezza. Ogni notte, quando mi infilo nel letto, per prendere sonno, mi ritrovo ad implorare sempre per la stessa cosa, ovvero quella di dormire senza sognare, perché ogni volta che mi addormento faccio lo stesso incubo. Tutto iniziò 26 anni fa, quando avevo 12 anni. Ero tornato a casa dopo aver trascorso la peggiore giornata della mia vita, dopo essere stato con mio padre in un piccolo parco giochi. Di quella giornata estiva ricordo solo che si era quasi fatta l'ora di cena e dopo aver pregato disperatamente il mio vecchio mi aveva dato il permesso di fare un ultimo giro sull'autoscontro. Lui mi avrebbe aspettato poco distante ad una panchina. C'erano ancora un paio di bambini sulla giostra e nel frattempo ero andato a prendere un gettone quando improvvisamente mi venne incontro una bambina. Era davvero strana, i suoi occhi erano spenti e la sua faccia era piena di graffi e di sangue. La bambina si fermò e si mise a fissarmi ad un paio di metri da me, ansimando in una maniera davvero spaventosa. Non sapevo cosa fare e lei scoppiò in lacrime. Poi mi resi conto di un dettaglio davvero raccapricciante. Le sue gambe erano ricoperte di ustioni davvero terribili e in alcuni punti la pelle pendeva letteralmente dalla carne. Innocentemente provai ad avvicinarmi e chiederle che le fosse capitato, ma lei si mise ad urlare e a quel punto corsi via da mio padre terrorizzato. Non appena mi vide, mi corse incontro chiedendomi cosa fosse successo. Cercai di spiegarglielo e provai a voltarmi per indicargli la bambina, ma non c'era più nessuno, era come svanita nel nulla e nessuno, a parte me, sembrava averla vista. Ovviamente non mi credette ed attribuì il tutto ad un colpo di sole, per cui uscimmo dal parco e tornammo alla macchina. Per tutto il tragitto verso l'auto, mio padre continuò a parlarmi, ma non ascoltai una singola parola, perché ero talmente preoccupato che continuavo a guardarmi indietro alla ricerca di quella bambina. Ad un certo punto mio padre dovette addirittura fermarmi perché stavo andando a sbattere contro la portiera della nostra macchina. Solo allora mi disse: «Ehi campione, guarda un po' dove cammini, non vuoi che ti porti in ospedale per una botta alla testa, vero? Torneremo un'altra volta, promesso». Diretti verso casa, iniziai a farmi alcune domande, come ad esempio da dove venisse, se i suoi genitori la stessero cercando e soprattutto chi l'avesse ridotta in quello stato. Giunti nel vialetto di casa, potei vedere mia madre uscire e venirci incontro per salutarci e fu allora che mio padre le disse che mi ero preso un'insolazione, così mi portò in bagno e mi rinfrescò con dell'acqua. Poi, dopo cena, mi disse di andare a letto. Prima di addormentarmi, però, venne nella mia stanza con un'espressione davvero particolare, domandandomi cosa avessi effettivamente visto. Con un po' di riluttanza, le dissi ogni cosa. Poi mi confidò un segreto, ovvero che la famiglia di mia madre discendeva da una lunga stirpe di medium. Secondo lei, quello che avevo visto era un presagio particolarmente sinistro, perché la bambina doveva essere morta in un incendio e di sicuro chiedeva il mio aiuto per qualche misterioso motivo. Non sapevo cosa dirle, perciò le domandai se anche lei fosse una medium. In risposta mi fissò per un attimo e poi scoppiò a ridere, dicendomi che non sarebbe mai riuscita a tenere un segreto del genere con mio padre. Aggiunse piuttosto che sua madre, mia nonna, lo era. Le domandai che cosa sarebbe cambiato da quel giorno e lei mi rispose tutto. Mi sarebbero successe cose strane, come ad esempio avrei visto luci tremolanti, ombre nella stanza che si muovevano di notte, oppure avrei udito voci sinistre o probabilmente delle premonizioni durante il sonno. Da allora non vidi mai luci tremolanti, oppure voci o ombre nella mia stanza di notte. Tuttavia iniziai a sognare sempre la stessa cosa per i successivi 26 anni. Quella stessa notte, dopo che mia madre mi rimboccò le coperte, feci quel maledetto incubo. La prima cosa che vidi fu una cassetta delle lettere, su cui vi era scritto 322 James Street. Poi sollevavo lo sguardo e vedevo una grande casa a due piani, completamente avvolta dalle fiamme.
Intorno a me c'erano camion dei pompieri, sirene lampeggianti e vigili del fuoco pronti a fare irruzione nell'edificio e intenti a puntare gli idranti verso quell'inferno. Era notte e qualcuno nella confusione mi spinse. Tentai di restare in piedi e guardai verso il basso, rendendomi conto che anche io indossavo l'attrezzatura antincendio. Portai una mano verso la testa e sentii l'elmetto. Disorientato, iniziai ad udire qualcuno alle mie spalle, così mi voltai. Un uomo continuava a ripetere il mio nome e mi diceva di muovermi, indicandomi la casa in fiamme. Non sapevo cosa fare, tuttavia avevo come l'impressione di averlo fatto un centinaio di volte. Così, istintivamente, mi misi a correre verso l'edificio ed entrai. Una voce alla radio mi avvisò che c'era una bambina intrappolata nel bagno del secondo piano. Così, seguito da due colleghi, cominciai a salire le scale. Giunsi in un corridoio e potevo vedere del fumo nero fuoriuscire dalle pareti fino a ridurre la visibilità quasi allo zero. Sfilai l'ascia e cominciai a farmi largo tra i detriti. Giunto di fronte alla porta del bagno, toccai la maniglia per assicurarmi che non fosse incandescente. Questo mi avrebbe fatto capire se dall'altra parte ci fossero le fiamme. Non so come facessi a sapere tutte quelle cose, ma fortunatamente non lo era, per cui sapevo che aprendola non avrei causato un'esplosione che ci avrebbe uccisi. Dunque sfondai la porta e trovai la bambina svenuta nella vasca da bagno e mi affrettai a prenderla tra le mie braccia. Poi ci fu un'esplosione lungo il corridoio. Potei sentire i vetri di una finestra nella stanza accanto frantumarsi. «Dobbiamo andarcene da qui!» urlò uno dei colleghi, visibilmente scosso. Così tornammo indietro sui nostri passi e cominciammo a scendere le scale, ma le fiamme erano molto più violente e il calore insopportabile. Uno dei due mi fece notare che il soffitto era in procinto di cadere, così, preso dal panico, mi passò accanto, facendomi perdere l'equilibrio e cadere lungo le scale. Battei rovinosamente la schiena lungo i gradini ed imprecai più volte contro di lui. Solo allora mi resi conto che le gambe della bambina erano finite tra le fiamme. Così, in fretta, mi sollevai e tentai di spegnerle. Frastornato, continuai a scendere i gradini, ma a quel punto il soffitto iniziò a cedere ed una trave mi finì addosso, facendomi cadere la bambina dalle braccia. Provai in tutti i modi a togliermi quel peso di dosso, ma non ci riuscii. L'unica cosa che potevo fare era guardare impotente la bambina bruciare, proprio come stavo facendo io. Provai in tutti i modi, poi le fiamme mi avvolsero e sentii la pelle sfrigolare. Ero spacciato, così, senza speranza, rimasi in agonia a fissare le fiamme, in preda al dolore, finché tutta la casa non mi crollò addosso e solo allora l'incubo cessò. Mi svegliai urlando e fradicio di sudore, così mia madre si precipitò nella mia camera. Dopo essermi calmato, le raccontai ogni cosa e ne rimase scioccata a tal punto da mettersi a piangere. Non disse nulla in proposito, si limitò a stringermi tra le sue braccia. Sono passati esattamente 26 anni da quella notte, ed ogni notte rivedo la stessa casa, la stessa bambina, la stessa orribile morte in quell'incendio. Mentre sto qui, seduto a scrivere questa storia, sono combattuto su che scelta debba fare. È davvero difficile, perché adesso l'allarme della caserma sta suonando e la voce all'interfono recita 1070, edificio in fiamme. Tutte le unità rispondono. 322 James Street. E tu cosa ne pensi di questa creepypasta? Fammelo sapere con un commento e se il video ti è piaciuto, metti like ed iscriviti al canale. A presto, passeggero. Ti aspetto in un prossimo incubo.